Ciao a tutte ragazze, allora questo qui sarà il video dei prodotti finiti di make up. Preparatevi perché saranno tantissimi prodotti, perché come vi avevo già spiegato nell'altro video sono prodotti accumulati nell'arco di un anno e mezzo. Allora vado a pescare dalla mia bustina, pesco random, quindi quello che prendo. Allora, ho finito della Essence questo fondotinta della Pure Skin nella colorazione 01 ed è un anti-spot moisturizing makeup. Questo qui. E da quello che so non lo fanno più. Io praticamente l'ho preso in offerta, ne presi due, ma circa 2 anni fa. Contate che io ho maree di fondotinta, ciprie e quant'altro da finire. Questo l'ho finito ultimamente. Quando lo acquistai la prima volta mi piacque tantissimo, quindi quando poi lo ritrovai sconto e sapevo che lo dovevano togliere, lo ripresi. Allora, praticamente questo qui è un mascara molto liquido, però è molto coprente. Ha un odore un po' forte, devo dire, sul viso. Copre, io applico il correttore qui, copre il correttore con sotto appunto occhiaie, brufoli e quant'altro. Ovviamente brufoli in rilievo no, però tutto il resto sì. Non è, il colore si adattava quasi perfettamente alla mia carnagione. Necessita di cipria perché rimane molto lucido, anche se qui c'è scritto matte effect, a me rimaneva lucido. Non è no transfer, però ve l'ho detto, è un ottimo mascara, non mi ha dato problemi, copriva molto bene, quindi è promosso. Poi di questa marca qui della Melts ho finito praticamente la cipria, era una cipria, qui aveva appunto la cipria, lo specchietto e qui la spugnetta. È stata una discreta cipria, questa era la numero 03. Devo dire che mi ci sono trovata molto bene, mattificava molto bene il viso. Non durava tantissimo, nel senso che dopo un tot di ore andava ripassata, però non devo dire che mi ci sono trovata molto bene, quindi è promossa. Poi sempre della Essence, che purtroppo anche questo non fanno più, ho finito questo Lashes Go Wild volume mascara. Questo mascara in questa confezione qui, tipo tubetto di crema. Lo scovolino era questo, anche se in questo momento, siccome era secco, mi sono sporcata anche. Era fatto in questo modo, praticamente a pallini. Io questo già lo provai, poi lo ritrovai in sconto e l'ho voluto riprendere. E devo dire che è un ottimo mascara. Io già parto da una base di ciglia molto lunga e folte, poi sono la tipa a cui piace passare e ripassare il mascara, e quindi questo mascara mi dà un effetto bellissimo, ciglie voluminose, allungate. Purtroppo un po' si sgretolava, io con i mascara Essence quasi con tutto mi ritrovo con questo problema, però alla fine non succede niente, cioè questa cosa non è che mi tange tanto, insomma. Comunque è un ottimo mascara, peccato che non lo fanno più ed è promosso. Poi ho finito questo correttore dell'Avon della linea Extra Lasting, lo scovolino è questo, il solito applicatore, la mia era la colorazione medium ed è stato, perché se non erro anche questo non fanno più sull'Avon, non ho capito il perché, è stato un correttore top, veramente ottimo, copriva tutto
le occhiaie, mi copriva tutte i vari brufoli oppure macchie e quant'altro. Si seccava e non si spostava. Quando andava ad applicare sopra il fondotinta rimaneva lì e non si muoveva. Veramente, io poi ovviamente lo settavo con la cipria, perché io setto sempre con la cipria, qualsiasi cosa essa sia, anche se c'è scritto, se senti i rumori, anche se c'è scritto non serve la cipria, non mi interessa, la cipria per me ci sarà sempre. Ed era veramente un signor correttore. Se si trova ancora su qualche catalogo, prendetelo perché è top. Sempre della Essence ho finito questo Soft Touch Mousse nella colorazione 04. Allora, questo fondotinta diciamo che non mi serviva, solo che non mi ricordo che cosa dovevo fare e praticamente ero andata all'OBS a prendere questo fondotinta di corsa, e siccome questo qui già lo avevo provato un po' di anni fa, sapevo che era molto buono. E devo dire che tuttora è molto molto buono, perché è morbidissimo, si stende facilmente, copre tantissimo, anche da solo è molto molto coprente. Io penso che questo fondotinta per le pelli secche non vada assolutissimamente bene, perché è molto secco. Quindi io non lo consiglio alle pelli secche, ma lo consiglio più alle pelli grasse. Comunque, uniforma benissimo l'incarnato, copre tantissimo, copre appunto le varie discromie, copre il correttore, dà questo effetto matte, questo è veramente matte, cioè già di suo dà un effetto matte, che io poi aggiungo la cipria, questo è un di più. Rimane lì, non si toglie, però non è no transfer, cioè se vi passate qualcosa sul viso si toglie, oppure sulle magliette si toglie. Anche se io tuttora, dopo aver provato non so quanti fondotinta, non ho mai trovato un fondotinta che non si stampasse da nessuna parte. Beh, vabbè, comunque è un ottimo ottimo mascara, è un ottimo fondotinta, quindi se riuscite a trovarlo, questo si dovrebbe trovare ancora perché non è tanto che l'ho comprato, io ve lo stra consiglio. La durata diciamo che non è tipo 48 ore, ma diciamo che le sue 6-7 ore se ne fa tranquillamente. Poi ovviamente dipende anche da voi che tipo di persone siete. Tipo io tendo sempre a toccarmi i brufoli, oppure se do un bacio al mio fidanzato mi tocca e quant'altro si toglie. Quindi dipende pure, dipende molto anche da ciò che voi fate. Poi ho finito questo matitone della Kiko, lo 02, era di una collezione non so quale, del contouring pencil fatti in questo modo, e se non erro era una combo di due matitoni, tutto finito. C'era anche il correttore, c'era anche la matita per fare il contouring, quindi questa era la chiara e c'era quella scura, però io non ce l'ho perché questo l'ho acquistato da una ragazza. Allora, diciamo che senza infamia e senza lode praticamente, non era chissà che grande e illuminante come si vedono adesso in giro, dava una leggera parvenza di illuminante, io lo applicavo qui sotto, magari qui oppure qui. Era molto molto blando, molto leggero, non era quella cosa tipo palla da discoteca, tutto illuminato, no. Non mi è dispiaciuto, però non so se. Allora, attualmente non si trova più che io sappia, però seppure si trovasse, non penso che lo riacquisterò. Comunque è un promosso. Poi ho finito questo fondotinta dell'I Love Makeup Shine Please Totally Matte 16 ore. Non so se questo si trova ancora, perché anche questo l'ho acquistato diversi anni fa. Era la colorazione N501, NS01, non lo so.
Comunque, di matte per me non c'era niente, era molto liquido ed era molto lucido, rimaneva molto lucido. Qui dice no shine please. Vabbè, comunque era molto liquido, la profumazione non era proprio malvagia, durava abbastanza, sempre sulle 6-7 ore, almeno con me durano più o meno quasi tutti i fondotinta 6-7 ore, però poi dipende. Andava ad applicare per forza la cipria, a settare con la cipria, perché sennò per me era impossibile da tenere, cioè non era matte ma era molto molto lucido, quindi per me andava settato per forza. Però come fondotinta non era male, copriva abbastanza, non tantissimo ma una medio coprenza, quindi lo promuovo. Non so se si trova ancora in giro, se praticamente la marca della Makeup Revolution. Poi ho finito questo mascara che purtroppo si è cancellata tutta la scritta, però in controluce si vede ancora un po', ed è il Bottega Verde volume maxi. Era fatto in questo modo, era tutto nero con le scritte, non mi ricordo di che colore. Lo scovolino era questo qui, che ormai si è veramente rinsecchito tutto. Non so se si può vedere qualcosa, ma non credo. Comunque sono i miei soliti scovolini. Dovete sapere che io come scovolini utilizzo queste qui con le setole molto grandi e larghe, perché quelle là con le setole in silicone, se non mi sbaglio, sono piccolini. A me non piacciono perché puntualmente riesco a ficcarmeli negli occhi e non mi piacciono. Comunque questo qui è stato un mascara ottimo. Io di Bottega Verde ne ho provati 2-3 e mi sono trovata sempre benissimo. Mi allungavano tantissimo le ciglia, mi davano molto volume, erano molto nere, mi è piaciuto tanto, quindi lo promuovo. Poi ho finito della Dior Skin il Nude Air, questo fondotinta fatto in questo modo qui, con l'erogatore a pompetta, no, con il contagocce. Questo qui lo vendeva una ragazza su un gruppo e per tipo 10 euro me lo sono accaparrato, ed era praticamente nuovo. Mi è piaciuto tantissimo, copriva molto molto bene, dava questa sensazione di vedo non vedo, però appunto copriva, quindi vedo non vedo ma coprente, era leggero, non si sentiva sul viso, è praticamente molto simile al Eau de Teinte di L'Oréal, però ovviamente l'Eau de Teinte costa 10 euro, ma anche se anche quello mi sembra che non lo fanno più, questo costerà tipo 40 euro, però veramente li vale tutti. Con questo non c'era bisogno di passare la cipria, anche se appunto io la passo sempre, però non c'era bisogno perché diventava subito matte, non si spostava né niente, copriva molto bene, durava molto, e quindi lo promuovo. Poi ho finito della Essence il Get Big Lashes 3 Triplo Black, ed è questo qui. Allora, in questo momento non vorrei dire una stronzata, ma forse il tappo di questo mascara, cioè lo scovolino di questo mascara non è il suo, però non ne sono sicura. Comunque, lo scovolino non riesco a farvelo vedere perché si è seccato. Comunque, come quello di prima, sono quegli scovolini molto ciccioni. Mi sono trovata molto molto bene anche con questo mascara, perché me le allungava e volumizzava tantissimo. Però vi ripeto, io sono una tipa che mette tanto tanto mascara, fa più passate fino a quando non ottiene l'effetto che vuole. Però comunque mi sono trovata molto molto bene. Un po' si sgretolava, tipo se facevo un pisolino di pomeriggio si sgretolava tutto sotto l'occhio, però appunto a me è piaciuto tanto, quindi lo promuovo.
Quest'estate ho finito il Fit Me di Maybelline ed è questo qui nella colorazione 220. Allora, questo qui erano diversi anni che ce l'avevo perché lo utilizzo soltanto in estate, siccome non era una colorazione chiara. Mi è piaciuto sì e no, il profumo non tanto, l'odore non tanto perché era molto molto forte. Poi copriva, aveva una bassa medio coprenza, e poi era molto 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 liquido, quindi la pelle rimaneva di un lucido da far paura, quindi andava per forza settato con la cipria. Rimaneva abbastanza sul viso, devo dire le 6-7 ore solite se le faceva tranquillamente, però non lo so, non mi è piaciuto proprio granché da dire lo ricompro, però non è malvagio. Poi ho finito questo mascara dell'Avril, che è una marca bio, l'ho trovato in un calendario dell'avvento di 2-3 anni fa, più o meno questo era il suo scovolino, e mi sono trovata benissimo con questo mascara. Non credevo, perché essendo bio ho detto ma non sarà chissà che cosa, invece mi sono dovuta ricredere. Dava un volume alle ciglia fantastico, le allungava, le volumizzava, era molto molto nero, non si sgretolava, buonissimo, veramente buono buono. Se lo trovate io ve lo consiglio, anche perché l'Avril è una marca bio, però non costa tantissimo. Poi della Catrice ho finito questo eyebrow filler perfecting e shaping gel, ed è praticamente un mascara per sopracciglia, appunto della Catrice, che io ho presi, questo è lo scovolino. Qui da me la Catrice purtroppo non si trova, l'ho presi al centro campagna tipo l'anno scorso, e devo dire che è veramente veramente ottimo. Io lo applico o da solo oppure con sotto la polvere, quindi vado a ridisegnare e vado a fissare con questo. Devo dire che è molto molto buono, colora abbastanza le sopracciglia. Io però ho già delle sopracciglia abbastanza forti di mie, quindi con questo andavo un po' a colorarle e soprattutto a fissarle, e durava tanto, e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Questo mascara della Najoleari, non so, lo boccio per il semplice fatto che è sempre stato chiuso dentro la sua palette, ma quando lo volevo utilizzare ho trovato questo. Praticamente mi si è rotto lo scovolino, quindi automaticamente non potevo utilizzarlo, quindi lo boccio. Poi di una collezione, non mi ricordo quale, sempre di Essence, ho finito questa cipria, ed era una cipria in polvere libera, molto comodi i buchetti per non far svolazzare il prodotto qua e là. Era bianca, però non si vedeva sul viso, cioè non era quel bianco che poi rimane, no, si andava poi a settare col viso, e devo dire che è stata un'ottima ottima cipria, opacizzava, durava molto tempo, 4-5 ore se le faceva tranquillamente senza poi dover ritoccare, quindi io la promuovo, veramente un'ottima cipria. Poi questo blush della Essence, Mosaic Blush, ed è il 10 Miss Floral Coral, lo do a Cinzia, il colore era questo qui. Lo do a Cinzia perché, non so se vi ricordate, io compro, ma delle volte compro anche i doppioni, quindi questo qui è un doppione, quindi lo do a Cinzia. Questo ombretto della Deborah, ed è il numero 6 ombretto mono high tech, me lo diede Cinzia.
Solo che io appunto già lo avevo nella mia postazione, il colore è questo qui, glielo rimando in modo che lei poi lo dà a Michela, che è l'altra ragazza che lei fa gli scambi, in modo che lo prova lei perché io già ce l'ho. Poi, sempre di Bottega Verde, ho finito questo mascara volume extra black. L'unica pecca è che mi si è spaccato il tappo, infatti non si apre, si cita. Lo scovolino è leggermente, non ve lo riesco a far vedere, è leggermente più secco rispetto a quelli che vi ho fatto vedere prima, però anche questo è un mascara che ho amato alla follia. Molto molto nero, ciglia voluminose, allungate, veramente bellissimo come mascara, veramente bello, quindi ve lo stra consiglio. Questo mascara di Bottega Verde rispetto a quelli della Essence tendono a sgretolarsi molto di meno. Poi un altro fondotinta che ho finito è questo qui della Estée Lauder, il Double Wear. E la colorazione non c'è scritto. Comunque anche questo ho fatto un affare con una ragazza, questo costa circa 60-70 euro, io l'ho pagato all'incirca 10-15 euro ed è veramente ottimo, buonissimo. Sul viso non si sentiva assolutamente, lasciava la pelle mattificata, copriva tantissimo, era molto liquido, tipo il New Dyer, perché credo sia fatto di forse acqua, una cosa del genere, non lo so, comunque è simile alla formulazione del New Dyer. Però ragazze, veramente bellissimo. Costa, perché costa, però è veramente top, durava tantissimo, io lo settavo comunque con la cipria, veramente un signor fondotinta, mi copriva la qualunque, veramente top. Poi ho finito della Chanel Vita Lumiere, questo fondotinta qui, anche questo, non pensate che vedete queste marche io chissà quanto ho speso, perché me li sono accaparrati a prezzi bassissimi, da ragazze che lo compravano, non si trovavano col colore, lo rivendevano. Anche con questo mi ci sono trovata molto molto bene, solo che questo a differenza degli altri due rimaneva molto più lucido, quindi andava necessariamente settato con la cipria. Però anche questo un bellissimo fondotinta, copriva abbastanza, una copertura medio alta, diciamo, però più media, mi copriva le occhiaie, il correttore con al di sotto appunto varie discromie, mi durava tanto tempo e quindi ve lo strapromuovo. Altro fondotinta che io ho amato, letteralmente amato, è questo della Puro Bio, il Sublime fondotinta nella colorazione 03. Io ho amato questo fondotinta, se riesco, dopo che ho finito tanti di quei fondotinta, conto di riprenderlo, perché ragazze, questo fondotinta è la vita. Coprentissimo, è un po' pastoso perché è molto denso, però vi copre la qualunque, lascia una pelle effetto porcellana, matte, dura tantissimo. Io applico la cipria, ma con questo si potrebbe anche non fare, quindi ve lo stra consiglio, veramente ottimo. Allora, diciamo che questo fondotinta non lo consiglio tanto alle pelli secche, perché potrebbe mettere in risalto le pellicine. Gli altri che vi ho fatto vedere, quello di Chanel per le pelli secche va benissimo, idem il Maybelline, perché hanno una texture molto liquida, quindi vanno bene per le persone che hanno la pelle
zecca, mentre gli altri, il Double Wear, il New Dyer, questo di Puro Bio, quelli di Essence, non tanto ve li consiglio per la pelle secca perché potrebbero mettere in risalto le pellicine. Poi non ho finito questo Avon Ideal Flawless Nude Matte Fluid Makeup che mi aveva dato sempre Cinzia nei nostri scambi, anche perché io e Cinzia quest'estate ci siamo viste di nuovo. Lei ha dato un pacco a me, io ho dato un pacco a lei, solo che non vi ho fatto vedere le cose perché appunto sempre per il fatto che io vi ho già raccontato che non volevo fare i video eccetera eccetera, non vi ho fatto il video. Comunque, questo fondotinta fa letteralmente cagare, non copre niente, è liquidissimo, è lucidissimo, ma praticamente, a parte questo, praticamente viene via. Io per esempio lo applicavo con o la spugnetta o con il pennello, lo applicavo, passavo e se ne veniva appresso al pennello, quindi rimanevate a strisce dove il prodotto c'era, dove non c'era, un effetto bruttissimo. Forse l'ho provato sì e no due volte, quindi lo boccio e lo rimando a Cinzia in modo che magari lo fa provare a Michela. Poi ho finito questo mascara della Revlon, il Grow Luscious Plumping, fatto in questo modo qui. Vediamo se riesco a farvi vedere, ma non penso proprio, lo scovolino, no, di questo posso farvelo vedere, era fatto in questo modo. Allora, se gli scovolini dei miei mascara li vedete piegati, è per il semplice fatto che io li piego in modo che riescono a scavare, diciamo, nei bordi, perché non si butta mai via niente di nulla, né di fondotinta, né di creme, né di altro. Comunque, anche questo mascara mi è piaciuto tantissimo. Io sempre per la stessa cosa, tutti i mascara con me fanno all'incirca 2-3 passate. Lascio asciugare, altra passata, lascio asciugare, altra passata. E anche questo mi dava volume, me li allungava perfettamente, quindi è promossissimo anche questo. Un mascara che purtroppo devo bocciare è questo mascara della Butterfly Virtual Lisse Curly, che di curly non ha niente. È un mascara che presi al Cosmoprof, se non erro. Lo scovolino era fatto in questo modo, più o meno. Bocciatissimo perché non faceva nulla. Nulla, non volumizzava, non le allungava, era acqua fresca, sulle ciglia era veramente acqua fresca, era tipo un effetto non naturale, qualcosa di più, le colorava leggermente e basta, pure che facevo 50 passate, niente, assolutamente bocciatissimo. L'ho finito soltanto perché lo utilizzavo associato ad altri mascara, ma giusto per finirlo. Comunque bocciatissimo. Poi dell'Avon ho finito la loro base per l'ombretto. Questa sarà la terza, quarta confezione che finisco. E con le basi di Avon mi sono trovata sempre benissimo. Mi fanno durare il trucco tutto il giorno. Non mi fanno andare gli ombretti nelle pieghe né niente, quindi lo strapromuovo. Altro ombretto che rimando a Cinzia è questo qui di Kiko ed è il 109. Il colore è questo qui, questo duo, perché anche questo ce l'ho in doppione, quindi lo rimando a lei in modo che lei lo ridà a Michela. Poi della Puro Bio ho finito anche la cipria compatta indissolubile nella colorazione 03, praticamente uguale al fondotinta, finita. Questa è una cipria che ho amato alla follia, mattificava qualsiasi cosa, anche i fondotinta più liquidi riusciva a mattificarli, durava tutto il giorno, era veramente una cipria
bellissima, anche se secondo me forse per le pelli secche questa non va tanto bene perché è molto molto come dire, questo effetto matte, che secondo me per chi ha la pelle secca metterebbe a risalto le pellicine. Comunque top, anche da sola per uniformare il viso, veramente ottima. Poi ho finito questo tester della Volare Cosmetics Cashmere Touch Foundation. Questo qui era un fondotinta che non mi ricordo nemmeno dove ho preso praticamente e devo dire che anche questo mi è piaciuto abbastanza. Questo l'ho utilizzato in estate, mi sa perché ha una colorazione scura. Mi è piaciuto abbastanza, solo che era molto liquido, quindi automaticamente andava settato e secondo me è molto buono per chi ha la pelle appunto secca, copriva abbastanza, devo dire non era malvagio, quindi lo promuovo. Sì, durava ovviamente quelle 4-5 ore più o meno, va 6 ore. Poi ho finito, anche se non l'ho finito tra virgolette, ma praticamente mi si è seccato questo eyeliner della Post Quam, che io non sapevo nemmeno facessero eyeliner, era questo colore marroncino tipo metallizzato che mi piaceva da morire, era bellissimo, un colore bellissimo. L'eyeliner anche era molto molto buono, non si sgretolava, faceva una linea molto molto bella, mi durava un sacco, si struccava molto molto facilmente con salviettine struccanti, struccante e quant'altro, quindi lo promuovo. Poi ho finito questo campioncino di mascara della Chanel che si trovava su non mi ricordo quale rivista, e ragazze, un mascara che ve lo dico a fa. Questo è lo scovolino, l'avevano rifatto diciamo sulle riviste, infatti ne ho presi altri due tre, raga, un mascara bellissimo, bellissimo, delle ciglia lunghissime, nerissime, voluminose, bellissimo raga, bellissimo, costa secondo me l'ira di Dio, non sono andata proprio a controllare, però bello, 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 quindi ve lo strapromuovo. Altra cipria che ho finito della Essence è la Mattifying Compact Powder, era questa qui ed era la colorazione 04 Perfect Beige. Non so se si trova ancora, però anche questa è una cipria ottima come quella di Puro Bio, mattificava la qualunque, anche da sola era perfetta, segnava un po', la pelle, nel senso che appunto se avete pori dilatati oppure pelle secca con le pellicine, purtroppo vi segnano. Le cipre è difficile da trovarle per le pelli secche che non segnino tanto, però comunque io ve la straconsiglio, non andava ritoccata chissà quante volte insieme come quella di Essence e come quella di Puro Bio. Poi della La Jolie ho finito questo eyeliner, lo scovolino era questo e devo dire che in questo eyeliner non mi ha soddisfatto tantissimo. Sì, era un bel nero, faceva una bella linea di eyeliner, però sarà lo scovolino, sarà il prodotto, non lo so, non mi ha soddisfatto in pieno. Per carità, non si sgretolava né niente, però ve l'ho detto, non lo so, c'era un qualcosa che non mi soddisfava in pieno. Poi ho finito questo correttore, credo sia della Coast se non erro, che mi aveva dato Cinzia. Anzi, no, non l'ho finito questo correttore. Era questo qui, perché è troppo 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 pastoso, non riesco per niente a lavorarlo. Sfumo
se lo applico e poi sopra ci vado a passare un fondotinta, mi rimane tipo la macchia di correttore, si vede anche al di sopra del fondotinta. Non ci sono riuscita ad utilizzarlo, quindi lo rimando a Cinzia in modo che lei lo può dare poi a Michela, quindi io lo boccio. Ho finito questo correttore che mi ha dato sempre Cinzia della Divina Makeup, non so se si riesce a leggere, ed era la colorazione 02. Questo qui mi è piaciuto tanto, sono riuscita a lavorarlo molto bene. Io praticamente applico il correttore con un pennello, poi al di sopra del correttore passo la spugnetta, vado a prendere il fondotinta con la spugnetta e lo tampono, non lo tiro ma lo tampono, e devo dire che mi ci sono trovata molto bene, era molto molto coprente sia sulle occhiaie che sui brufoli. Mi è piaciuto tanto. Allora, il fatto che va nelle pieghette o non va nelle pieghette io non ve lo so dire perché non ci vado più di tanto. Questo mi sembra di no, però tipo quello là di Avon che vi ho fatto vedere dell'Extra Lasting, quello mi sembra di sì, però io non ci vado tanto a queste cose, a me basta che copre, poi non è che sto lì a guardarmi se mi è andato nelle pieghette oppure no. Comunque mi è piaciuto tanto e lo promuovo. Altro fondotinta che ho finito è della Essence, è il Pure Nude Make Up, e questo qui me l'aveva dato sempre Cinzia. Allora, lei diceva che aveva questo forte odore di alcol. Allora, a me non ha dato fastidio, l'alcol non l'ho sentito, non mi è dispiaciuto come fondotinta, era molto molto coprente, abbastanza lucidino, quindi andava settato anche questo. Rimaneva per 6-7 ore tranquillamente, poi dipende sempre da ciò che fate sul viso, quindi io lo promuovo, non mi sembra che lo facciano più, però lo promuovo. Poi ho finito questa cipria della Deborah, la numero 33, che anche questa cipria ho amato, sia io che le mie amiche, perché quando venivano qui se la passavano. Allora, questa cipria aveva una leggerissima, dei leggerissimi glitter che praticamente non si vedevano nemmeno e appunto non davano fastidio, ma mattificava la qualunque, come la Puro B e come la Essence. Veramente un'ottima ottima cipria, settava tutto, non faceva muovere né fondotinta né correttore né niente, quindi io la strapromuovo. Anche questa fate attenzione per le pelli secche, perché potrebbe rialzare un po' le pellicine e fare un effetto molto brutto. Poi, sempre della Essence, ho finito sempre la Mattifying Compact Powder, che credo sia la versione più recente sempre di quella cipria. È la stessa cosa, cioè fondamentalmente tra questa e quella non cambia niente. Credo che abbiano cambiato soltanto il packaging, credo. Anche questa un'ottima ottima cipria, settava la qualunque, anche da sola era ottima, dava una leggera coprenza, perché essendo comunque colorate queste ciprie qui, a differenza di quella là in polvere di Essence, riuscivano a dare una leggera coprenza e uniformità al viso anche senza il fondotinta sotto. Comunque ottima cipria, veramente promossa. Ho finito questa cipria della Kiko, la Invisible Powder, che era fatta in questo modo qui, aveva questo puffo e la cipria era contenuta qui sotto. Allora, io non l'ho utilizzato questo puffo perché praticamente quando andavate a pigiare facevate così, a parte che la cipria andava ovunque e poi rimanevano queste chiazze di cipria che voi comunque dovevate andare a passare il pennello, quindi io la travasavo direttamente in un contenitore e col pennello andavo a prelevarla. Allora, non mi è piaciuta granché, perché questa qui io la sconsiglio proprio a prescindere per chi ha la pelle secca, ma seccava la qualunque, anche io che qui ho la zona T abbastanza grassa, me la andava proprio a seccare come se fosse calce, tipo presa rapida. Poi aveva un odore che non mi convinceva più di tanto, sinceramente, quindi per me, per carità, come cipria non era malvagio, nel senso settava appunto, mattificava tanto, però per me è un ni, non mi ha soddisfatto tantissimo. Ho
e ho finito questa BB cream extra light della Bioeart che mi ha dato sempre Cinzia. E anche con questa BB cream mi sono trovata molto molto bene. Dava una leggerissima coprenza perché comunque è una BB cream. L'unica cosa è che i colori sono un po' strani perché Cinzia me ne ha dati tipo 2-3. Questa era extra light, cioè qua praticamente porta bianco, ma non era bianca, ma era comunque color pelle. Poi ne ho un'altra che è tipo media e praticamente è tipo un palumpa. Non so che colorazioni faccia questa Bioeart, però è da rivedere un po', insomma. Comunque un'ottima BB cream, diciamo, da tutti i giorni, se non dovete fare chissà che grandi make up o chissà che grandi uscite. Andava settata perché rimaneva un po' lucida, non era liquida ma era abbastanza densa, e quindi la promuovo. Si faceva quelle 4-5 ore, ovviamente senza andarla a toccare con le mani. Non ho finito, ma le do a Cinzia queste tinte labbra della Glossip, una ed è la 02 e l'altra è questa. Ed è la 01. Vi faccio un piccolo swatchino. Praticamente questa rossa è metallizzata. No, sono entrambe della linea metallizzate. Io le acquistai un paio di mesi fa, quando praticamente Martina Luchena, non so se sapete chi è, una di Uomini e Donne. Questi sono gli swatch, sono molto molto belli, il rosso soprattutto. Praticamente aveva messo a disposizione questo codice sconto, quindi ne ho preso due metallizzate e uno della linea normale. Quello della linea normale è perfetto, dura tantissimo e mi piace tanto. Questi due fanno letteralmente cagare. Allora, io lo applico, dopo circa 2 minuti, ma 2 minuti di orologio, si sgretola e vanno via. Cioè, l'ho provato 2-3 volte e sempre per 2-3 volte mi ha fatto la stessa cosa. Quindi le do a Cinzia, sperando che magari a lei non lo fa, non lo so, se la vedrà lei. Poi boccio questo mascara della Makeup Revolution, che non c'è scritto più nulla. Non so nemmeno se lo fanno più. Lo scovolino era questo. Praticamente non l'ho mai aperto, è stato lì nei cassetti senza né utilizzarle né niente. Mi si è seccato, infatti non entra nemmeno più lo scovolino, per farvi capire. Si è seccato, ho cercato in tutti i modi di diciamo rianimarlo con le goccine per gli occhi, forse gli avrò messo un tubetto intero, niente da fare, era già secco secondo me da quando l'ho comprato la prima volta, quindi è bocciatissimo, non mi è piaciuto per niente. Poi ho finito della Essence, sempre il Get Big Lashes volume curl. Allora, prima, se vi ricordate, io ho detto non sono sicura se il tappo è il suo, perché questo tappo appartiene all'altro mascara e quel tappo è di questo mascara, perché mi si è rotto, vedete, mi si è spaccato praticamente qui sopra e quindi l'ho cambiati. Anche con questo mi sono trovata molto molto bene, con questi Get Big Lashes di Essence devo dire che mi ci sono sempre trovata bene, anche negli anni passati, anche con quello waterproof. Con tutti i Get Big Lashes di Essence mi trovo sempre molto molto bene. Anche questo, sempre dopo 2 passate, se non 3, mi lasciava delle ciglia voluminose, allungate, e purtroppo anche questo si sgretola, perché ve l'ho detto, con quelli di Essence più o meno tutti lo stesso effetto. Però veramente un ottimo mascara, promossissimo. Poi ho finito un altro Signor Mascara della Collistar, che mi è uscito in un kit, ed è il super mascara tridimensionale. Lo scovolino era questo qui, top ragazze, è top top top, veramente un super mascara
mi è durato tantissimo. Più o meno mi durano tutti uguali almeno un mese, 2 mesi, 2 mesi, va? 2 mesi mi durano. Ma questo, ragazzi, è veramente il top. Delle ciglia nere già dalla prima passata, voluminose, allungate. A questo bastavano già 2 passate, poi se volevo abbondavo, però raga, veramente top. Non si sgretolava, stava lì, non si muoveva. Si struccano tutti questi mascara che vi ho fatto vedere, si struccano tutti molto facilmente, anche se io abbondando devo stare lì un po' di più a strofinare, però non strofinare tipo mi stacco un occhio, però devo stare lì più tempo perché ci vuole più tempo per toglierli. Comunque veramente un mascara top, ve lo straconsiglio. Altro mascara che non ho finito perché praticamente non ha mai colorato. Ho comprato questo mascara della Coca-Cola. Questo mascara è stato comprato solo ed esclusivamente per il packaging. Il packaging che, insomma, voglio dire, e c'ho anche l'eyeliner. Ovviamente questi qui me li tengo per puro collezionismo. Lo scovolino è questo. Il mascara non ha mai e poi mai colorato nulla. Quindi lo boccio come mascara, ma top la confezione. Ho finito questo correttore della Alchemilla, che è una marca bio. Anche questo un bellissimo correttore, copriva la qualunque. Era siccome stick, è un po' più pastoso rispetto tipo a quello di Avon, che è liquido. Quindi va lavorato un po' di più, però veramente un ottimo, ottimo correttore stick. Questa era la colorazione 04, me l'aveva dato, l'avevo comprato da una ragazza, però raga, bellissimo, copriva tutte le occhiaie, copriva i brufoli, io sempre la stessa cosa, non tiro ma tampono con il fondotinta, rimaneva lì e non si muoveva. Quindi ve lo stra consiglio. Poi ho finito, forse sarà il terzo, il quarto, non lo so, di Essence, questo Make Me Brow, il mascara per le sopracciglia. Io questo mascara della Essence per le sopracciglia lo amo perché appunto è colorato, fissa molto bene le sopracciglia, le colora leggermente, quindi le va un po' a riempire. E stanno lì e non si muovono, quindi ve lo stra consiglio. Questa è la terza o quarta confezione. Poi un altro correttore che ho finito, il Lemonade, questo qui della Benefit, che era tipo come quello stick, molto molto pastoso, molto molto denso, ma anche questo un bellissimo correttore, buonissimo. Andava a coprire tutto, stava lì e non si muoveva. Io ovviamente tutti i correttori e qualsiasi cosa sempre settati con la cipria, però veramente veramente ottimo correttore, quindi ve lo straconsiglio. Mi trovo a bocciare, anche se ce l'ho da diverso tempo, quindi non so, potrebbe essere anche il tempo, bla bla bla, questo pennello per sopracciglia della Zoeva, che mi era uscito in un set. Cioè, praticamente queste setole si staccano, il pettinino si è iniziato a staccare tutte le i dentini senza che io facessi niente o chissà dove lo tenessi. Quindi per me questo pennellino, si può chiamare pennellino, non lo so, è bocciatissimo. Poi altro doppione che rimando a Cinzia, perché se non erro me l'ha dato lei. È questo ombretto matitone della Puro Bio, il numero 14. Questo qui lo rimando a lei così lei lo ridà a Michela. Poi un altro mascara che è questo della Douglas. Questo è un mini mascara della Douglas. Lo scovolino era questo. Ni perché non mi ha soddisfatto chissà quanto. Perché non faceva chissà grandi cose, alla fine pure dopo due tre passate si dava un leggero volume, le anneriva, le allungava leggermente, ma non era quell'effetto strong come piace a me, quindi ho finito poi
metà ne è rimasto. Questo Lasting Performance, se non erro era della Maybelline, non mi ricordo. Comunque era questo qui, ma secondo me non lo fanno più. E devo dire che era un ottimo fondotinta anche questo. Era molto molto liquido, quindi perfetto anche per le pelli secche. Andava a coprire molto bene le eventuali discromie, però ovviamente al di sotto sempre prima il correttore. Durava come al solito le 6, 7, 8 ore, va più o meno, anche perché io dopo tendo a struccarmi. Pure che durasse tutta la giornata, io comunque dopo un tot di ore mi strucco. Quindi il massimo che può fare un fondotinta con me sono 8 ore. E le, bene o male tutti i fondotinta più o meno mi durano tanto, settati con la ciglia. Quindi anche questo è promosso. Ho finito poi questa matitina. Correttore, ne ho altre due, me le ha date Cinzia, e erano matite correttori, io non le avevo mai provate, però devo dire che sono molto molto buone, però sono anche molto molto secche, perché essendo matite seccano tanto, però io mi ci sono trovata molto bene, soprattutto sui brufoli, perché quando avevo tipo qualche brufolo che era appena scoppiato, diciamo così, andava comunque a fissarsi sopra il brufolo, copriva tutto e non si spostava, quindi la promo è della Still Day se non erro. Altra matita che ridò a Cinzia è questa qui della Valentina by Kajal, perché appunto ha doppione anche questa, quindi lei la darà a Michela. E niente ragazze, questo qui era il video dei finiti di make up. Sarà un video lunghissimo anche questo, anche se ho cercato di dividerli per vari tipo make up, beauty e quant'altro, però prendetela così com'è, ci saranno sicuramente dei video molto più corti. E niente ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se anche voi avete utilizzato alcuni di questi prodotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!